luce perpetua, tu riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, dono a noi, oh Signore, e si prenda la luce perpetua, riposi in pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Come era nel principio, ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. Eterno riposo, dona a Dio, Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, dona a Dio, Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace.
voi. Ringrazio il Signore anche per un motivo personale, perché vi dà di coronare l'amicizia sacerdotale che mi ha legato il Cardinal Tonini con la lettura di una che mi appresto a fare del telegramma di Papa Francesco. La Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna Serbia, ho appreso con dolore la mesta notizia della morte del signor Cardinale Ersilio Tonini, Arcivescovo emerito di Ravenna Serbia, e nell'elevare fervide preghiere a Dio perché concede il riposo eterno a questo zelante e generoso pastore, mi unisco spiritualmente al cordoglio di questa comunità diocesana dove egli esercitò con sollecitudine il ministero episcopale. Ricordo con ammirazione sua feconda e molteplice attività apostolica, dapprima quale zelante presbitero del clero piacentino, in seguito come vescovo di Macerata e Tolentino, e poi come sollecito e amabile arcivescovo di codesta arcidiocesi, animato dal desiderio di annunciare Cristo attraverso un linguaggio semplice e incisivo e un'autentica e coerente testimonianza di vita agli uomini e alle donne del nostro tempo. Preghiamo. Dio misericordioso, dello Spirito Santo, per cui ti sento sulla passione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, in piena fiducia, mediante la fede in parola di Dio. E la sua lingua esprime il diritto, la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. La volontà di Dio. E va un comandamento nuovo, dice il Signore. Ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Gloria a te, o Cristo. Il cardinale ha ammaestrato molto con sapienza
A lui piaceva riflettere sull'attualità, anche utilizzando i grandi filosofi antichi o qualche scrittore moderno, italiano o magari tedesco. Si fermava volentieri sui temi esistenziali, quali la vita, la morte, la malattia, la povertà, ma anche sui temi etici, come la famiglia, la stabilità delle scelte e degli affetti, con i ricordi, i suoi ricordi familiari che irrompevano nel suo discorso. Poi il progresso del popolo, la necessità del lavoro per i giovani e, più in generale, l'osservanza delle norme che garantiscono correttezza, giustizia, solidarietà in questo campo. Pronto a denunciare chi invece si approfittava dei più deboli, con esiti a volte tragici, come nel caso delle 13 vite di lavoratori perse nell'incendio della loro nave nel 1987 nel porto di Ravenna. O nelle terre dell'America Latina e dell'Africa, dove la povertà e le strutture ingiuste impedivano il più vero progresso dei popoli. Ma quello di comunicatore, con doti che in parte aveva dal suo carattere, in parte aveva modellato da parroco e da giornalista, non è stato il primo ruolo da lui svolto, anzi, è apparso molto più evidente solo dopo la fine del suo servizio episcopale, che si è svolto prima a Macerata e Tolentino dal 69 al 75, poi qui a Ravenna e Cervia dal 75 al 90. Cardinale invece sarà creato nel 94. Sempre però il suo tono caldo e empatico, il suo atteggiamento di distacco da sé, ma di attaccamento deciso alle sue convinzioni, come un padre, un nonno, forte e argomentativo se necessario, ma sapiente e affettuoso con tutti, gli aprivano moltissime porte. Bene, accanto e prima del suo servizio alla parola di Dio applicata agli eventi della vita, il cardinale è stato un prete e un vescovo, semplicemente. Ben prima di finire sotto i riflettori, aveva assunto ed esercitato con pazienza e umiltà, ma anche con creatività e forza, il compito di padre e pastore delle chiese affidate. Unificatore di istanze in tensione tra loro, dentro la nostra Chiesa, cui era stato mandato in anni difficili, sia dentro la società ravennata. Un pacificatore provocante, un riconciliatore coraggioso, amato e capito dalla gente, anche da tanti lontani, soprattutto quelli senza pregiudizi. In tanti hanno detto e scritto su di lui, e tanti sono i testimoni tra il clero, tra i laici, molti sono anche qui presenti, che potrebbero ricordare il suo arrivo a Ravenna, le sue prime scelte, la vicinanza fin da allora all'opera Santa Teresa, ai suoi ospiti, alle suore, alla carità che in essa si esercita. Poi la ripartenza del seminario, la cura per i mezzi di comunicazione, lo sguardo attento alla città con i suoi fenomeni sociali e culturali e anche con i suoi bisogni, ai quali la Chiesa diocesana dava già molte risposte e continuerà ancora di più con lui, nonostante le posizioni ideologiche non concordi. Perché lo accolga nella sua pace ed elargisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. Thank you.
supplichiamo per il tuo servo, il cardinale Risiglio, tu che l'hai costituito ambasciatore del Cristo in mezzo agli uomini, per questo sacrificio di salvezza, lavalo da ogni colpa e accoglilo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il cardinale dichiara con piena libertà di coscienza, consapevole tuttora delle responsabilità dei suoi atti nei confronti della comunità ecclesiale, vuole destinare quanto gli appartiene alla comunità ecclesiale dell'opera Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna. Poi aggiunge motivazione decisiva: questa è la casa che mi ha accolto al mio arrivo ed è qui che ho potuto respirare la felicità di una comunità che mi è stata madre paziente e generosa, erede della santità di Monsignor Lolli e del fervore di carità di Monsignor Zalambani agli inizi e di Don Matteo Solaroli lungo gli anni successivi, esempi di carità delicatissimi. Poi firma e aggiunge un'altra frase in calce: mi permetto di ricordare il più delicato, il più santo dei ricordi che porto, e la presenza a Ravenna presso l'opera di Santa Teresa, presenza che sa di miracolo, del reparto bambini cerebolesi, e lì accanto a loro che ho benedetto il Signore per il miracolo di carità di cui ha goduto la mia anima. Ersilio, Cardinal Tumini. Oh,
siamo qua giù, d'ora di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo uniti tutti in Cristo e potremo così vivere per sempre con te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ciao, grazie. Di nuovo grazie.